Nasce da un incontro particolare che poi ha caratterizzato tutto il progetto. Lei, prima di addormentarmi, mi raccontava i suoi film favoriti. L'amore, ovvio. Un giorno Lisa va in libreria, acquista un libro, viene catturata da questo libro, lo porta a casa, lo legge e lo mette via. Dopo un po' questo libro ritorna ed era il libro di Hernán, dal titolo La bambina che raccontava i film. Questa storia ci ha immediatamente colpito ed è nata la voglia di metterla in scena. Mi papà, sì, che ho pensato, bueno, pidamo un... una relazione volontaria, dijo. La narratrice del film parla di una storia del deserto di Atacama, di questa donna che vive in questo villaggio di minatori nel Cile, e la voglia di raccontare riprende quasi la tradizione orale del racconto che viene tramandato di padre in figlio. E estoy segura che molti di voi preferivano immaginare e escuchar. Que salir a mirar por esa ranita. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido. Una delle cose che caratterizza il nostro progetto è l'accessibilità. Con l'accessibilità si parla anche di dare la possibilità a persone con disabilità sensoriali di poter fruire dello spettacolo. Cosa facciamo esattamente? Cerchiamo di unire le tecniche, però non calpestiamo il teatro. Diamo la possibilità agli attori di potersi esprimere, diamo al teatro la possibilità di esprimersi, all'arte soprattutto. Per accessibilità si intende anche l'utilizzo di uno schermo, di tecniche di retroproiezione, la sovratitolazione. Patrizia, mentre recita con la sua bravura, la sua professionalità, riesce ad arrivare al cuore delle persone, a volte anche superando le barriere. Alias e il pajarito. Perché da... Bueno, para las bromas, extrovertido, contaba todo lo que le pasaba. Hasta yo habría votado por él. En cambio, mi hermano mayor, Mariano, mi ha richiamato l'attenzione prima la scelta di loro, dopo il fatto che sia accessibile per persone anche disabili, che per me è un mondo nuovo.
e soprattutto era una storia mia, cilena, raccontata poi da una delle piume più amate del Cile. Ho letto il copione, poi ho letto il romanzo e ho sentito che poteva essere una sfida, perché il libro, il testo e la storia ha degli aspetti di gioco che si intralacciano anche con una tragedia contemporanea al puro stile sudamericano. C'erano due ragazzi che, come danzatori, erano saliti sul tetto con l'antenna in rame lunga 6 metri che Don Primitivo aveva fatto costruire e seguivano l'istruzione: più in alto, più in basso, a destra, a destra, a destra, a destra, no, dietro, 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 dietro. È una specie di tragedia contemporanea dei nostri tempi, raccontata con un grande senso del distacco asciutto, che è il modo in cui in America Latina viene vissuto, per esempio, la povertà e la morte. Yo confundo los sueños con la realidad y la realidad con las películas. Y me pasa lo mismo con los recuerdos de mi mamá. Forse anche a lei aplaudono dopo i suoi balli. Così come mio fratello si iniziò a balbettare quando lei se ne andò, io mi riempì di pidocchi bianchi. Le vicine dicevano che questi pidocchi nascono dal dolore. E come il dolore era per mia madre, io me li mangiai. Uno a uno. Così la volevo bene, così mi mancava. L'atmosfera che si crea durante la fruizione dello spettacolo, durante la narratrice del film, è una sensazione che va al di là del tempo, al di là della dimensione del palco. Attraverso lo schermo e il lavoro dell'attrice si viene a creare una nuova dimensione. Questo è bello e interessante perché molto spesso le immagini riescono a trasmettere altro. È interessante perché anche tecnicamente avviene questo. Patrizia viene ricoperta, illuminata dalla luce del videoproiettore e quindi è come se fosse inglobata all'interno delle immagini. L'altro attore, ci sono io in scena, c'è il pubblico che è un secondo attore perché non c'è quarta parete in questo spettacolo, quindi io dialogo con il pubblico, e c'è il terzo attore che è lo schermo, e l'immagine che ci sono lì, e quello che accade lì, c'è un secondo racconto se vogliamo, e con questo sto trovando sempre più a mio agio. Io non stavo. Io stavo vivendo, interpretando ogni scena, ogni personaggio. E quando ho finito, ho guardato i miei fratelli e mio padre ed erano a bocca aperta, sbalorditi. E questa cosa, in questo racconto che è molto umano e che tocca le corde direi più profonde della degli archetipi, il padre, la madre, i fratelli, la morte, il disamparo, la povertà, il fallimento, però tutto questo viene salvato dall'arte, perché lei è un artista e attraverso la sua arte, la sua capacità di comunicare e di creare nuovi mondi e strappare alle persone che vengono a vedere i suoi racconti, a sentire i suoi racconti, è in grado di
dargli una via di uscita della miseria. Basurita che arrastra il viento, che arrastra il viento, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha encontré el dolor. El sueño es la verdad, la pura verdad. La imaginación sonríe la pureza. A usted no le importa la pobreza, el sueño es la verdad, la pura verdad. Es un trozo de estrella que ha elegido de caer entre mis palabras. La historia del... della narratrice di film è una storia fantastica di un autore cileno che io non conoscevo e quindi per me è stata una scoperta formidabile. Questa storia è magnifica, è il lavoro di Patrizia e della compagnia pure, e quindi ho pensato che forse c'era la possibilità ancora di affinare alcuni aspetti di questa produzione che valeva approfondire. E quindi mi ho pensato che l'idea di proporre alla compagnia e a questi artisti di tornare su, di rimettere la torta di nuovo in forno per ancora farla diventare più giusta, e che il Funaro era il posto giusto per fare questo, e quindi adesso sono contento di questa esperienza comune, e credo che sono curioso di tornare a vedere lo spettacolo venerdì. L'incontro col Funaro è stato meraviglioso. Dal primo momento in cui siamo entrati in questo spazio ci siamo completamente innamorati. Abbiamo una settimana per poter lavorare, abbiamo un teatro a disposizione, una sala per poter fare qualsiasi cosa, e si ha la possibilità qui al Funaro di poter stare senza problemi, senza niente, e concentrarsi sul lavoro e dare anche alla mente la possibilità di respirare e prendersi il tempo che serve. Vuol provare alle 2 del pomeriggio o alle 2 di mattina, lo puoi fare senza problemi. Hai un'idea, chiacchieri fuori, sviluppi un'idea, puoi entrare nel teatro e lavorarci. Questa è una delle cose. Poi ti permette di incontrare persone del mondo del teatro e di confrontarti. Tre anni fa abbiamo trovato il Funaro, che era uno spazio nel centro storico di Pistoia, totalmente abbandonato, che abbiamo ristrutturato in 2 anni di lavori serrati. È uno spazio che si occupa di formazione teatrale prevalentemente. Abbiamo un piano di formazione per appassionati, quindi una formazione annuale rivolta al territorio, quindi laboratori per bambini, per ragazzi, per disabili, per adulti, laboratori di scrittura, di dizione. E poi abbiamo in parallelo dei laboratori di formazione professionale con maestri di teatro contemporaneo come Enrique Vargas, che ci ha accompagnato in tutti questi anni, Juan Carlos Corazza, Christy Linklater, per quanto riguarda aspetti anche un po' più tecnici, tipo la voce. Il Funaro è soprattutto, a mio avviso, anche uno spazio molto prezioso per quanto riguarda le residenze teatrali. È un po' l'idea per cui abbiamo dato vita a questo posto.
il desiderio di essere un incubatore di progetti, il desiderio di poter essere utili ad artisti che hanno bisogno di uno spazio protetto, possiede dei requisiti tecnici che ti permettono di lavorare per portare avanti i progetti creativi in corso. Adesso stiamo ospitando voi con la narratrice di film, che è invece uno spettacolo che necessita solo di essere un po' limato e coccolato, e questo per noi è un piacere.